Buongiorno buongiorno a tutti, bentrovati su Top Book, la nostra rubrica all'interno di Finance TV dedicata ai libri che non possono mancare nella nostra libreria. La puntata di oggi è dedicata a un tema particolarmente importante, particolarmente significativo, il tema della relazione con le persone, il tema del prendersi cura dell'altro, delle persone e ne parliamo con un esperto, un medico di curie palliative che è Giada Lonati. Giada, grazie mille per essere qui con noi quest'oggi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Eh, abbiamo letto il tuo libro ed è davvero denso e pregno di significati, di importanza, di... Eh Cose che ci devono far pensare davvero nei confronti del prossimo. Io prima di introdurti e chiederti davvero di spiegare un po' meglio qual è la tua attività lavorativa, qual è il senso soprattutto dell'attività lavorativa che porti avanti, volevo leggere queste due righe tratte dal libro perché per me sono molto significative. Eh, Faccio il mestiere più bello del mondo, dici, perché mi dà modo di incontrare la finitezza delle cose. Vedo che ogni giorno terminano anche delle vite che si vorrebbero destinare a grande immortalità, della quale poco importa quando si è carichi di una profonda saggezza di corpo e di spirito. Ci stai parlando con parole molto profonde, molto leggere, ma di un concetto che da un lato spaventa, ed è giusto che spaventi, dall'altro effettivamente è una delle preoccupazioni, delle paure più grandi delle persone, ovvero la morte. Ci spieghi meglio che cosa voglia dire oggi essere e fare un medico per cure palliative? Sì, grazie per questa domanda. Intanto... Essere medico di cure palliative vuol dire non occuparsi della morte ma occuparsi della vita, nel senso che le cure palliative si occupano della fase inguaribile dei pazienti quando si trovano in fase inguaribile di malattia, si occupano dei pazienti e della loro famiglia perché le cure palliative riconoscono che la sofferenza grave, una grave malattia, non riguarda mai solo la persona. Che è colpita da questa malattia, ma anche il nucleo familiare, la società che gravita intorno. Come si può immaginare, se questo è evidente per una persona adulta, diventa ancora più drammatico quando si tratta di un minore. Le cure palliative poi riconoscono che la fine della vita è caratterizzata da un dolore globale, si dice, in cui accanto alla dimensione fisica coesistono sicuramente una dimensione psicologica, una dimensione sociale, una dimensione spirituale, che tutte insieme si configurano come dolore esistenziale. Quindi diciamo che accanto al dolore del corpo, che la medicina è diventata brava, efficace nel curare, esiste proprio una sofferenza più complessa che viene presa in carico dal medico di cure palliative insieme all'equipe, perché questa è una forza straordinaria delle cure palliative, nessuno di noi potrebbe reggere da solo il carico di incontrare continuamente le vite che finiscono, la vita che volge al termine, con tutta la sofferenza che si ritrova. Allora la bellezza delle cure palliative è che si impara a condividere. Il privilegio, perché è un privilegio entrare nelle case, entrare nelle camere dei nostri malati e delle loro famiglie, ma anche il peso di questo, sapendo che ciascuno deve avere una competenza tecnica molto forte, ciascuno di noi deve saper fare bene il suo mestiere, ma metterlo al servizio di uno sguardo più complessivo perché solo così riusciamo a dare una risposta che sia efficace. Poi io lo faccio per questa organizzazione che è Vidas, che è un'organizzazione che io amo in modo particolare. Ma Sicuramente ci vuole anche un grande eh, senso di responsabilità no? in quello che fai tu come persona e quello che fa Vidas come, come associazione è davvero molto importante. È dal 1995, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, passami il termine. Eh, che fai questo mestiere? Hai già scritto tre libri. Oggi presentiamo il terzo di questi tre. E uno è stato L'ultima cosa bella, l'altro Biotestamento. Il terzo è proprio Prendersi cura. La domanda che ti faccio è: uno, se è evoluta la tua professione? Se è cambiato il modo di prendersi cura dei pazienti in questi ultimi 30 anni, ma dall'altro qual è il messaggio che vuoi passare con questo libro? È sicuramente cambiato il modo di prendersi cura. Eh, All'inizio della mia professione le cure palliative sono una disciplina relativamente giovane, noi riconosciamo che siano nate nel 1967, in Italia sono arrivate dopo, l'associazione per cui lavoro è nata nel 1982, quindi parliamo di un tempo recente, sono nate per il malato oncologico. Oggi invece sappiamo che il bisogno di cure palliative riguarda... Sempre di più anche i pazienti non oncologici. Una percentuale elevata, fino all'80% delle persone che moriranno, hanno bisogno di un percorso di cure palliative. Quindi sta crescendo questo bisogno e devono crescere anche le competenze. È cambiata molto, noi siamo per definizione eh, a basso impatto tecnologico e a elevato impatto umano, però naturalmente la tecnologia ha avuto un'evoluzione grande ed è entrata anche nel lavoro che svolgiamo noi e sarebbe sciocco non utilizzarla bene. Sono cresciute molto le cure palliative pediatriche che riguardano non solo bambini alla fine della vita, ma spesso bambini che hanno un'attesa di vita anche relativamente lunga, ma una qualità gravemente inficiata e quindi hanno bisogno di tanti strumenti tecnologici per essere aiutati. Quindi le cure palliative sono evolute, la medicina è in continua evoluzione, la scienza sa tutto quello che sa oggi, ma piano piano cresce e quindi cresciamo anche noi. E questo libro. Vuole essere per me un'estensione della riflessione che ho maturato in questo tempo. Io quello che dico sempre è che non sono una, una mistica, avevo bisogno per compiere un percorso che fosse anche spirituale di incontrare il corpo malato dell'altro. Per me i, i corpi delle persone, le persone, la loro malattia, le loro storie sono state... Mh, e sono stati i miei maestri, i pazienti e le loro famiglie e mi hanno consentito di elaborare una mia filosofia che provo a raccontare in questo libro e che vorrei che si estendesse, però, dal pensiero di prendersi cura della vita alla fine a un prendersi cura un po' più ampio proprio perché noi siamo tutti interdipendenti, nasciamo bisognosi di cura. Alla fine della vita abbiamo di nuovo bisogno di cura e in mezzo che ne siamo più o meno consapevoli, un po' diamo cura e un po' la riceviamo. E in questo dare e ricevere cura sta una straordinaria ricchezza, che è quello che ci, è, che ci fa diventare degli esseri umani più completi: senza cura non si vive e curare gli altri diventa anche un volano di arricchimento umano, per me straordinario. Ah, bellissimo, soprattutto queste ultime frasi che, che racconti già da eh, ora ovviamente Professione Finanza Finance TV non si occupa di sanità di salute, si occupa principalmente di temi che eh, riguardano l'economia della famiglia, per noi il tema di prendersi cura è prendersi cura del proprio patrimonio, nel senso di non eh, disseminarlo, di non, di non sprecare il proprio patrimonio, è un concetto anche di prendersi cura dell'ambiente della nostra casa comune, della terra e quindi il tema poi della sostenibilità il tema del prendersi cura lo abbiamo già utilizzato All'interno di un evento, il PF Expo dedicato ai consulenti finanziari, che è il nostro target di riferimento, lo utilizzeremo molto all'interno della Family Economy Week, che è un evento che a fine ottobre andremo a proporre proprio nel concetto di educazione economica. Mi puoi spiegare meglio il tuo significato di prendersi cura qual è l'esigenza: qual è l'importante l'importanza anche di capire prima le esigenze e quindi anche il concetto di empatia che ci sta dietro della persona, per poi mettere a disposizione quelle che tu raccontavi, essere comunque le nostre. Le nostre competenze, le nostre abilità, anche in un gioco di squadra, come ne accennavi prima, a favore della persona. E eh, ti chiedo in conclusione anche un altro aspetto, perché è un termine che a me piace molto utilizzare, il, terma, il verbo accompagnare, che mi dà proprio l'idea di mettersi a disposizione, di condividere con quello che è l'altro, la che, che è la persona. Qual, quanto è importante questo aspetto anche nella relazione con l'altro? Ah, partirei proprio forse da qua, dal significato di accompagnare che ha una radice latina che è cumpanis e cumpanis vuol dire condividere il pane. Allora credo che la prima cosa che dobbiamo riconoscere, il primo aspetto che è fondamentale riconoscere quando entriamo in una relazione di cura è che siamo uguali. Qualche volta... Nel, soprattutto nella relazione medico-paziente si gioca sulla simmetria-asimmetria simmetria della relazione. Io giocherei invece sui punti di comunanza. Allora, anche simbolicamente, per esempio, noi abbiamo delle sale colloqui in cui abbiamo dei divanetti e delle poltrone, cerchiamo di non usare la scrivania proprio per rimarcare che siamo persone accomunate da una stessa umanità che si trovano in quel momento lì della storia in punti diversi. E, e quindi io faccio il medico e tu fai il paziente, ma è del tutto casuale. Quindi lavorare sui punti di contatto. L'altra cosa che a me piace molto, visto che così mi sono lanciata sull'etimologia, è proprio riconoscere il significato anche della parola cura. Co, cura deriva da cor urat, che in latino vuol dire scalda il cuore o da una parola sanscrita, dalla radice kau che vuol dire osservare, allora curare diventa guardare l'altro con il cuore. In questa dimensione se guardo l'altro come il cuore, ma non inteso come centro così dell'emozione, delle farfalle nella pancia, ma come mente, come parte di integrazione tra la testa e la pancia, in qualche modo come un punto di sintesi, allora diventa che me ne prendo cura in un modo rispettoso, rispettoso prima di tutti di quelli che sono i suoi bisogni che nasce dall'ascolto, dall'ascolto di chi è, anche curiosità ha una radice in comune con cura, allora curiosità come interesse autentico per l'altro, non tanto come curiosità morbosa e allora in questo ascolto nasce anche la capacità di imparare le parole giuste. Poi tu parlavi di cura del mondo e dell'ambiente, io mi permetto di dire che proprio facendo questo lavoro e imparando che siamo qua di passaggio, che tutta la ricchezza, tutto il potere che abbiamo accumulato in questa vita lo dovremo lasciare, eh, proprio questo percorso aiuta a prendere tutto molto sul serio senza prendersi troppo sul serio. Allora, eh, prendere tutto molto sul serio vuol dire che quello che abbiamo lo dobbiamo lasciare ad altri. E allora anche prendersi cura del mondo diventa naturale, perché io poi me ne andrò, ma voglio che questo mondo sia perlomeno come è stato lasciato a me. Quindi in qualche modo diventa naturale anche sentirsi parte di un'energia che supera noi, cioè abbandonare un po' di ego, non è che noi ce l'abbiamo, io ne ho una discreta quantità, però ehm, abbandonarne anco, almeno un po' per sentirsi parte di un mondo più grande di noi. Beh, e da questo davvero penso che derivi da questi concetti che ci stai descrivendo anche il titolo del libro è Prendersi cura sì, ma per il bene di tutti, nostro e degli altri, perché ovviamente è giusto prendersi cura del nostro benessere e solo quando anche noi abbiamo raggiunto il nostro benessere siamo in grado anche di donare quello eccessivo, diciamo così, quello che possiamo anche nei confronti degli altri. Giada, un'ultima domanda su come ci migliorerà in meglio la lettura di questo libro. Ah, non lo so. <ride> Migliore a me sapere che cosa eventualmente porterà alle persone. Eh, io penso che che valga la pena comunque di fare questo tipo di riflessione e di occuparsi degli altri anche per imparare. Tu dicevi che dobbiamo arrivare al nostro benessere, ecco forse noi dobbiamo sapere che il nostro benessere è strettamente connesso a quello degli altri e allora che forse non c'è un benessere definitivo nostro se non ci ricordiamo che dipendiamo dagli altri. Forse questo si può portare a casa e mi auguro anche un po' di leggerezza perché senza leggerezza non vale la pena di vivere. Beh, assolutamente sì. E come ci hai raccontato tu, eh, nonostante il lavoro che fai, dove leggerezza, perdonami, per fortuna ci sono persone come te che lo sanno portare, ma è sicuramente un lavoro molto serio, per come ci hai descritto tu davvero il tema del prendersi cura, è un libro che vale la pena mettere e inserire all'interno delle nostre librerie. Già detto, ti ringrazio davvero tanto per questa prima intervista. Mi auguro di farcene davvero insieme una prossima proprio per approfondire il tema del prendersi cura. Grazie a te. A presto. Tchau.